Non voglio sfuggire al processo, ma non capisco e quindi non torno. Amanda Knox ha le idee chiare, sebbene non capisca. Condannata in primo grado con Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, assolta in appello dopo che la Cassazione ha annullato la decisione dei giudici del secondo grado di Perugia, disponendo un nuovo processo da celebrare a Firenze, che si aprirà il prossimo 30 settembre, dice di affidarsi ai propri difensori. Lei non ci sarà. Ho sostenuto 86 udienze, dice Amanda, e in decine di occasioni ho presentato dichiarazioni spontanee. Che altro dovrei dire o fare di più? Sono libera e presunta innocente, ha detto ancora al suo legale l'avvocato Luciano Ghirga, incontrato qualche giorno fa per stabilire la strategia processuale. L'avvocato della famiglia di Meredith Kercher, Francesco Maresca, ritiene invece che la presenza di Amanda Knox al nuovo processo d'appello per l'omicidio di Meredith sia dovuta per l'importanza del processo e per il rispetto alla Corte di Firenze e alla povera vittima di cui non si parla mai. L'avvocato giudica intollerabile il vittimismo della giovane donna americana nei confronti della giustizia italiana. Lei, a Seattle, studia lingue e scritture e lavora per 3 giorni alla settimana, come addetta alla catalogazione in una biblioteca della città. Una vita normale di una presunta innocente che ha varcato l'oceano con un biglietto di sola andata.